Aumenta l'occupazione e scende il tasso di disoccupazione. I dati Istat del secondo trimestre del 2024 confermano il trend positivo in Italia. Rispetto al trimestre precedente, 124.000 persone in più hanno trovato lavoro, registrando un aumento dello 0,5%. In particolare, la crescita è stata trainata dall'aumento dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato. A commentare il miglioramento generale a livello occupazionale è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita a Milano. Confermano la crescita del nostro paese in controtendenza con quanto purtroppo accade negli altri grandi paesi industriali europei. L'occupazione continua a crescere, soprattutto cresce l'occupazione stabile, cresce l'occupazione femminile, insomma, il paese va nella direzione giusta. Il ministro Urso è tornato anche sui problemi del settore dell'automotive dopo il rallentamento annunciato da Stellantis, convinto che nonostante le difficoltà, l'obiettivo di 1 milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030, annunciato dall'azienda, sia comunque raggiungibile. Io credo che sia un obiettivo raggiungibile, ci stiamo confrontando con Stellantis e pensiamo che questo però debba essere associata a una più vasta politica industriale sull'auto che ci consenta anche di avere nel nostro paese, come hanno gli altri paesi produttori di auto, almeno un altro produttore che possa concorrere alla sostenibilità dell'intero sistema.